Esordio vincente per la Juniores dell'SD Ostuni 1945 che batte 2-1 la SD Ginosa al comunale di Montalbano. Mister Ippolito schiera dal primo minuto con il numero 1 Guadalupi, 2 Pagliara, 3 Casarano, 4 Andriola, 5 Danese, 6 Strada, 7 Pagone, 8 Vincenti, 9 Mano, 10 Tanzariello, 11 Tagliente. A disposizione con il numero 12 Valente, 13 Galluzzo, 14 Bari, 15 Ancona, 16 Spagnolo, 17 Ricci, 18 Bellanova, 19 Bellanova. Il Ginosa ha schierato con il numero 1 Astone, 2 Tubazio, 3 Barberio, 4 Moretti, 5 Scarati, 6 Vecchione, 7 De Tommaso, 8 Stano, 9 Ziglino, 10 Ciriello, 11 Mongelli. Occorrono 6 minuti per i gialloblu per sbloccare la partita. Andriola scodella per Mano che scambia con Pagone e conclude a rete. Occasione poco dopo con Pagone che attraversa tutta l'area di rigore, calcia col mancino ma la palla finisce sul fondo. Al 15° lancio lungo di Vincenti per Mano che tenta il pallonetto ma il pallone finisce sopra la traversa. Il raddoppio arriva al 26° dal corner, Tanzariello chiama lo schema per Pagone che crossa in mezzo trovando la testa di Danese. Il secondo tempo con un cambio per lo Ostuni, Spagnolo per Tagliente. Al quinto del secondo tempo Galluzzo subentra per Andriola. Al 17° il Ginosa accorcia le distanze con Pulpito che batte Guadalupi. Al 21esimo occasione per il Ginosa, pallone in mezzo ma non arriva la deviazione. 25esimo altra sostituzione, fuori Casarano entra Ancona. Cinque minuti dopo a Vincenti subentra Bari. Al 33esimo un bel cambio gioco di Spagnolo per Pagone che supera con un dribbling l'avversario ma c'è la risposta di Astone. Ultimo cambio per lo Ostuni, esce Mano dentro Bellanova. Ultimi istanti di partita, opportunità per il Ginosa con un tiro cross che viene mandato in calcio d'angolo da un ottimo intervento di Strada. Termina 2-1 e i giovani gialloblu possono festeggiare. Ascoltiamo le dichiarazioni di Mister Ippolito con Lillo Zaccaria. Prima di campionato, oggi mister qui a Montalbano, lo Ostuni dà un buon risultato, questi ragazzi, una considerazione su questo incontro di oggi? Intanto i complimenti vanno fatti anche alla squadra avversaria oltre che ai nostri ragazzi perché ci hanno messo sotto negli ultimi 20 minuti e siamo stati anche fortunati. Sicuramente il pareggio sarebbe stato un risultato molto più onesto. Siamo stati fortunati ma anche bravi a salvarci da alcune situazioni, mentre abbiamo fatto un ottimo primo tempo, però abbiamo pagato la scarsa preparazione atletica perché abbiamo lavorato male per questioni logistiche, non imputabili a nessuno ovviamente,
si sono create queste situazioni, non abbiamo potuto lavorare al nostro meglio, però è una prestazione che va scritta come positiva. Ripeto, un primo tempo giocato bene, con delle ottime trame di gioco, occasioni tantissime, sprecate, abbiamo rischiato di buttare all'aria tutto, però eravamo un po' seduti sulle gambe negli ultimi 20 minuti. Un buon viatico per il proseguo del campionato. Si può fare una pagella sui tuoi giocatori o no? No, preferisco di no, perché come ho detto a loro oggi, loro sono in 21, la rosa è fatta di 21, io sono il 22esimo. Anche quelli che non hanno giocato, che comunque hanno incitato la squadra fino all'ultimo, hanno dato il loro contributo anche loro, ma anche se solo moralmente. Certo, dobbiamo migliorare in tante cose, ma abbiamo tempo per farlo e ci divertiremo. Ci toglieremo anche il campo, no? Il terreno di gioco ha inciso un po'? Relativamente, perché noi comunque ci alleniamo sul campo della 167, sul campo Asciano. Ha inciso soltanto nel momento in cui non si vedeva la palla, cioè ci sono stati dei momenti in cui il pallone non era visibile neanche ai giocatori stessi. Tutto sommato, anche per loro, anzi, loro hanno un campo in sintetico, quindi forse la difficoltà era maggiore per loro. Prossimo incontro? Andiamo a Massafra con una squadra che solitamente è sempre ben attrezzata e l'anno scorso ha fatto il secondo posto, e troveremo un ambiente anche abbastanza caldo, di solito come il Genoa. Le Tarantine sono sempre squadre molto con una carica agonistica sempre superiore alla media. Allora, in bocca al lupo allora per la tua bella squadra. Viva il lupo e forza Ostuni. Due sulla schiena di domani, a mattino.